Oggi dalla Florida ho il piacere di commentare la partita odierna con tre generazioni di supporter spezzini, degli aquilotti. Alla mia destra mio babbo, quale mi portava allo stadio da ragazzino, tante partite in curva sotto l'acqua e trasferte come quella di Lucca pre-playoff e quella a Trieste, magico Francolino Fiori espulso al primo minuto, comunque tempi che furono. E alla mia sinistra, grande nonno, che allo stadio ci andava addirittura prima che c'era il picco, perché te le partite le guardavi in cima alla pianta, no? Sì. Comunque vada, lo Spezia oggi a Salerno ci aspettavamo un risultato un po' diverso, speravamo in un risultato diverso perché siamo partiti bene, siamo partiti belli carichi, però abbiamo creato tanto, belle le geometrie al centrocampo, poi no, non è arrivato il risultato, insomma, creiamo ma non tiriamo in porta. Sì, uno Spezia che crea tante azioni da gol, ma non finalizza mai lo specchio con il pallone della squadra avversaria per ottenere l'obiettivo del risultato della vittoria. Peccato perché appunto a livello di geometrie stavamo giocando bene, siamo passati, non capisco perché, dopo due risultati positivi, diciamo dopo due prestazioni positive col 4-3-3 siamo tornati al 3-5-2, 3-5-2 che comunque non sembrava dare problemi perché appunto creavamo, c'era la qualità, però non si riusciva a essere incisivi. Bello vedere il centrocampo con Ekdal e Burabia, e quando rientrerà Bastoni secondo me avremo un buonissimo centrocampo con degli esterni di tutto rispetto. Fatto sta che appunto deficitiamo nell'ultimo passaggio, deficitiamo nella conclusione, o manchiamo la porta o la passiamo al portiere. Agudelo ha fatto un tiro nel primo tempo da altra categoria e quindi giochiamo meglio a livello di qualità, ma poi i punti continuano a farli gli altri. E effettivamente dopo queste ultime tre partite con Monza, Cremonese e Salernitana, il bottino di solo un punto è piuttosto triste nella chiave salvezza per la classifica, per il campionato. Quindi c'è da rimanere ottimisti, no, non c'è bisogno di creare allarmismo, bravi i soliti, perché Kivior e Burabia su tutti mi sono piaciuti particolarmente. Mi dispiace che i subentrati come Verde, come Maldini, come appunto Strelitz non siano stati incisivi. Ci aspettavamo più freschezza, abbiamo inserito tutta la tecnicità che Gotti aveva a disposizione in panchina e invece sono stati presenti fisicamente ma non si sono visti, cioè non, come se non fossero quasi entrati in campo. Diciamo che questi innesti non hanno portato un cambiamento di gioco qualitativamente e nel risultato finale. Sì, non so se è una questione fisica, perché Maldini sembrava proprio mollo anche a livello fisico, sì, c'aveva l'influenza in settimana, o se è un discorso mentale, che magari non c'è attaccamento alla maglia o non si credeva di poter ribaltare il risultato. Fatto sta che lo Spezia ha giocato bene nel primo tempo, ma non è incisivo. E nel secondo tempo, dopo il vantaggio della Salernitana, crollo totale. Fatto sta che anche poi l'ingresso di Rezza, per esempio, incisivo sulla fascia, non ha portato supporto necessario, perché siamo arrivati in un punto che la squadra era proprio un po' allo sbaraglio. Sembravamo, non so, i pulcini, tutti dietro al pallone, non si capiva nemmeno più come la squadra fosse schierata in campo. Quindi non so se è stato un crollo fisico, un crollo mentale, però la prestazione odierna è stata sicuramente nella seconda parte della partita al di sotto delle aspettative di tutti noi. Comunque non è stato molto spettacolare anche l'avversario con il suo tatticismo di ostruzionismo, non giocando competitivamente con l'avversario ma cercando di far perdere costantemente molto tempo e smorzando anche le iniziative di ripartenza. Sì, poi la partita l'abbiamo fatta noi, cioè noi creavamo e loro arrivavano in porta solo di ripartenze. Cioè noi abbiamo giocato a pallone mentre loro giocavano solo facendo tesoro dei nostri errori e ribaltando il gioco rapidamente. Fatto sta che loro hanno fatto due tiri in porta e un gol e noi non abbiamo manco tirato in porta. Poi vogliamo parlare dei calci d'angoli, nel senso che ne ho già parlato più volte. I calci d'angoli per gli avversari sono praticamente dei rigori, i calci d'angoli per noi sono tutte palle perse, e è proprio dagli errori che nascono dai nostri calci d'angolo che sono partite tante delle ripartenze della Salernitana. Sì, c'è da trovare la quadra, trovarla alla svelta, e testa la prossima per forza di cose, ospitando la squadra dell'innominato, ora come ora in crisi, perché in piena zona retrocessione, diciamo, e ora più che mai
la salvezza passa dal picco, quindi su un po', Aquile, su un po', avanti tutta. Il nostro fortino sarà la nostra vittoria. Speriamo.